Oggi con Serenella Salomoni vorrei parlare delle incazzature. Buongiorno Serenella. Buongiorno. Cominciamo bene la giornata, caro Barry. Siccome si parlava degli scatti d'ira e abbiamo molte persone. Ma molti pazienti mi scrivono su quella storia degli scatti d'ira. Sì, perché poi dopo non se ne rendono conto, sono scatti d'ira che avvengono per delle fesserie magari in una coppia. Sì. Ad esempio, questo ha molta importanza, perché poi dall'altra parte c'è qualcuno che non accetta tutto questo, e per cui le cose più brutte sono proprio quegli scatti di ira, sai, che arrivano all'improvviso, che non puoi farne a meno, anche se magari succede che uno, non so, non ti cambia la forchetta a tavola, ti dico una fesseria. Benissimo, ho capito perfettamente. È quella la cosa più brutta, quindi siccome la rabbia in effetti è un'emozione che va anche bene, perché l'aggressività insomma è nella nostra natura, no? Ci aiuta anche a difenderci, però e qualche volta tutto si dà anche delle situazioni psicosomatiche pesanti, perché è una tensione muscolare, che possono venire fuori anche quindi dei disturbi psicosomatici importanti. Quindi è anche importante riconoscerla e cercare di fare qualcosa per fermarla. Certo, ma ci sono delle tecniche, degli esempi? Sì, ci sono delle tecniche. Per esempio? Sì, ci sono, per esempio, uno molto semplice che ti dico, perché specialmente per chi non ha queste cose pesantissime, è il training autogeno. Tu col training autogeno è una buonissima tecnica, dove è un'autoipnosi, è un rilassamento dove tu riesci a gestirti tutta la tua tensione muscolare, e questo ti serve molto anche dal punto di vista psicosomatico. Per cui perché tu cosa fai? È quello che mi dicono questi pazienti, mi dicono: sì, in quel momento sono arrabbiato, molto arrabbiato, però sono anche molto sorpreso di non essermene mai reso conto. Per cui è un'esplosione che arriva perché c'è qualche cosa che probabilmente deriva sicuramente dall'infanzia, da un certo tipo di educazione che hai ricevuto o che hai visto fare in casa. Sì. E poi dopo non ti rendi neanche più conto di quello che stai facendo. Chiaramente, se vivi con un'altra persona, questo non va bene. Bisogna controllare, e se non ci si riesce e se si arriva degli scatti di ira ricorrenti e violenti, bisogna andare in psicoterapia, bisogna fare qualche cosa, anche perché si può arrivare dagli attacchi in rabbia, possono anche arrivare alla depressione. Assolutamente. Quindi, tutto molto chiaro. Bene, grazie a Serenella Salomoni, psicoterapeuta. Buona giornata, senza attacchi di rabbia. Senza attacchi di rabbia, senza incazzature. Ci sentiamo presto. Ciao Serenella, certo. Grazie. Un abbraccio, ciao.